Rope. Rella. Conoche. Caramina Taraca. Ova. Ova da Menaca. Vota Stanabo. Stanabo Sturi. Rupe. Flovitiano. Do. Nome, nome, dobe, obalo, obalo, muca. Muca, namero, namero, namero. Fioco, fioco e... Bove. La simonata con gli pandra. Ah, si ripandra? No... Badurà se si pari annunto. Una parola lunto, ma... No, non va bene. Avanti un altro. Ecco, l'unica cosa che si è capita. Ma io ci sto scomoda qua dentro. Resisti, lo caccio subito, lo caccio subito. Ce la faccio. Oscar. Ah, ciao. Oscar, ciao. Ciao. Che c'è? Che stai facendo? Stavo vedendo che è un po', no? Che cosa? Assorimato. Assorimato? Che, sì. che senso? Valganza. Valganda? Che... Sì. No, vabbè, insomma, senti, ti volevo sì. parlare, posso accomodarmi, sì. ecco. No, sono qua. No, vabbè, se devi scappare, ci vediamo domani. No, sono arrivato adesso io. Eh? Sono arrivato adesso, sì. non volevo parlare. No, ma non ti preoccupare, sì. No, volevo dirti che io, guarda, veramente mi sento un po' in colpa per tutto quello che ho pensato su di te. Sì. No, dicevo, per il fatto che, sì. che ho un po' dubitato su di te. No, pensavo, sai che... Non ti preoccupare. Ci vediamo domani? Ma no, mi fai finire? No, sì. ti stavo dicendo, ma hai da fare? No, perché voglio dirti solo questa cosa, che mi dispiace aver dubitato. C'ho di panza adesso. Che c'è la panza? Non no, le fenti. Le fenti che? Dai. No, sì. dicevo, mi dispiace di aver dubitato di te e di Edna. Tu sei il mio migliore amico, lei è mia moglie, cioè ti pare che... Cos'è? Cos'è? Ho sentito... No, ho sentito... Da lì viene un verso, una... Ah, va bene. Che va bene? Devi andare? No, ho detto, no, devo andare, ho sentito un rumore. Un rumore? Sì, che veniva più o meno dalla... Ma vabbè, comunque... Ma c'è qualcuno là dentro? Lo sniapo. Che c'è uno sniapo? Che alimenta le fonte. Che è uno sniapo? Sniapo? Hai un armadio tu a casa? Sì. Hai visto i punti? Ma non c'ho i sniapi dentro l'armadio. No, che? Allora, ma io sento... Ma uno sniapo che è un animaletto, che è? No, no. è quelli... Sì, è il... È un animaletto? È guanti, sì, delle... Vieni. Ma non ho capito, perché tu compri animaletti e li metti dentro gli armadi? Ma no, sta già dentro, no? Quando compri un armadio, cioè, normalmente... C'è lo sniapo, normalmente, sì, quali... lo danno come... O i rugli. Cioè, o lo sniapo o i rugli, sì. cioè. Vabbè, comunque... Tante care cose. Ma che tante care cose? Ti sto finendo da dire questa cosa importantissima, appunto. Sì. Che mi dispiace tanto, quindi volevo chiedere innanzitutto scusa a te. E poi volevo anche scusarmi con Edna, infatti la vedrò tra poco. Tra l'altro ho comprato per lei un pensierino. Scappare. No, ho comprato un pensierino. Volevo fartelo vedere, guarda. E capire... Sì, vai, sorda, ronta. Cavigliani. Ma che, lo sniapo... Sì, se non lo forgotti è... Ma scusa, ma non sta male là dentro? Ma magari soffre? No, è un po' claustrofobico. Sogna e alle... C'è lo sniapo che dorme là dentro, sì. sai? Vabbè, insomma, ti dicevo, no, dicevo, ho comprato un regalino per Edna. Sì, forse male farlo vedere agli altri. Ma no, vedere. Volevo solo sapere se ti piaceva, cosa ne pensavi, ecco, aspetta, Bellissimo, bellissimo. Edna. Cosa ci facevi là dentro? No, è che... Sgorniava lo sniapo. Ma stavi... Girafoli! Ho svenuto a mangiare, tutti insieme! Gappe! Esatto. Gappe! Tantissimo! E poi... E poi pieno. I sponti, i bronidi, i bramaschi! Che facevi dentro l'armadio? Esatto. Cosa faceva dentro l'armadio? Edna. Non possiamo continuare così. Dobbiamo dirglielo. Cosa dovete dirmi? Cosa? E... Vedi, Felix... Da un po' di tempo... Cosa? Edna ed io... Fine della puntata dell'uomo che non capiva che troppo. Che fine della puntata? Che? Non me lo dici. Cosa fine della puntata? Vedi, Felix... Cosa? Io e Oscar da qualche mese... Che? Siamo a... Fine della puntata non dell'uomo che non capiva puntata. Troppo. Non è finita la puntata! Devo sapere cosa c'è fra voi due. Non è finita la puntata. Allora... Noi due... Sì? Edna ed io... Sì. Siamo... Beh, cosa? Tanto non capisce, Felix, amore, andiamocene via. Non capisco che... Fine che... dell'ultima puntata dell'uomo che non capiva io troppo. Io non ho capito, cosa? Perché ci vuole orecchio. Bisogna avere il pacco immerso dentro il secchio. Bisogna averlo tutto. Oggi, serata... dedicata al Giappone e abbiamo qui un altro ospite, il più grande scrittore giapponese. Lui si chiama Akira Sakamoto, è autore di un libro meraviglioso che si intitola Morte di un fiore di loto. Lo farei entrare, Akira Sakamoto.
anche lui il bigliettino da visita, prego. Allora, Akira Sakamoto ha scritto questo libro stupendo che, a dispetto del titolo, insomma, Morte di un fiore di loto, in realtà è un libro, diciamo, gioioso per certi aspetti, ma ce ne parlerà direttamente lui, anche perché so che Akira ama molto l'Italia e parla anche discretamente l'italiano, no? Beh, diciamo che ho dovuto memorizzare un notevole numero di lemmi nel vostro italico idioma, onde far fronte alla mia reiterata presenza nell'italico stivale, ecco. No, ma lo parla benissimo. No, no, no. E come no, no? Lo parla benissimo, no? Lo parla benissimo. Non faccia il modesto, lo parla benissimo. Parliamo del libro, Morte di un fiore di loto. Ah sì, a morte di un fiore di loto, che no, morte perché loto, lo è fiore di pianta, che è cielo, come è sole di gatto, però cane che lo è uomo di donna, però lui non muore perché è morto, è perché è fiore, è libro, Akira, che dentro e c'è storia di gatto, che no gatto Akira, però... Sì. No, ma dico, l'italiano lo parli malissimo. Beh, diciamo che ho dovuto memorizzare un notevole numero di lemmi nel vostro italico idioma, onde far fronte alla mia reiterata presenza nell'italico stivale. Sì, no, però dico... A parte questa cosa, dico, il resto... Ma no, dieta, no. Cioè, lei sa solo dire... Beh, diciamo che ho dovuto memorizzare un notevole... No, perché lo dice proprio bene. No, complimenti, lo dice benissimo questo. Vabbè, proviamo ad andare avanti con l'intervista, sì. A morte di un fiore di loto, ecco, che no morte, perché lui vive di vita, cielo, che terra è Akira, acqua. Akira, portato un altro dottore con... Che ora è? Cosa? La penna sopra il tavolo. Quanto costa un etto di prosciutto? Prosciutto. Akira, c'è un problema. Dunque, senza traduttore non possiamo andare avanti con l'intervista, quindi a questo punto la saluterei. Salutiamo il pubblico, se vuole fare un saluto anche lei al pubblico. Beh, diciamo che ho dovuto memorizzare un notevole numero di lemmi nel vostro italico. Akira Sakamoto. A voi, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Sono molto emozionato perché stasera avremo ospite uno dei più grandi chef giapponesi, Takeshi Sakamoto, che facciamo entrare ed è veramente un onore averlo qui. Grazie mille. Il biglietto da visita, grazie. Takeshi Sakamoto è un grande chef, il più grande chef giapponese che ha deciso di aprire un ristorante qui in Italia, a Roma per l'esattezza, dico bene, ecco. Però è un ristorante cinese. Cinese, ecco. Ecco, come mai il più grande chef giapponese ha deciso di aprire un ristorante cinese a Roma? Vabbè, è semplice. Sì. Primo, perché il ristorante cinese è più economico di quello giapponese in questo momento di crisi, è meglio. Secondo?
Secondo c'è maiale con zazai, manzo, cipolline, zenzero, pollo con mandorle, pollo con anacardi, no, a ballone stufato. Scusate, no, forse ci siamo capiti male, forse, sì, no? Perché... Sì. No, lei ha detto appunto che ha deciso di aprire un ristorante cinese sì, anziché sì. giapponese. Perché è momento di crisi, ecco. E il ristorante cinese si paga meno soldi. E questo è il sì. primo. Secondo... Secondo c'è a ballone stufato, oppure c'è maiale con zazai, no, maiale no, con... No, sì. no, perché no, ma io lo conosco il menù cinese, non è quello. Sì. È che non ha concluso il discorso. Allora... Sì. Primo non c'è primo, non c'è primo ristorante cinese, c'è zuppe, c'è zuppa agropeccante, zuppa di pine di pesce cane, oppure c'è siomai di gamberi. Però sì. per tornare al concetto di prima, sì. allora perché ha deciso di aprire un ristorante cinese? Ah, semplice, ecco. Perché c'è un momento di crisi, il ristorante cinese ecco. economico. Questo è il primo. Secondo? Secondo c'è a ballone stufato. Grazie, salutiamo, grazie, prego, grazie. Poi, scusate, una cosa che non abbiamo ancora... parenti. Sì. Secondo me siete parenti. Sì. Ma c'è una prova definitiva. Ah. È la canzone. La canzone. È la canzone. Scegliete una canzone, quello una che vi caso, pare. Una. Va bene, possiamo cominciarla allora. Sì. No, come? Alla base, no. No. Abbiamo ma base? No. Appella. Arita. Siamo poveri. Asso anche. Come... Appella. No, per dire... Quando non c'è la musica, il razzo. Bene, non appella. Ah. Beh, io farei un Mina Alberto Lupo? Così. Sì. Ma, sì. Va bene? Partì la garra. Il paese dei balocchi. Il paese dei balocchi. Allora, cara, che cosa mi... Un momento, lo ripetiamo. Ara, cosa mi... Ed è stasera. Ti guardo ed è come la volta. Che cosa sei, che cosa sei, a sei. Ehi, parlare. A sei. È la frase d'amore. Ida. Mi mai, 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 mai. È il mio ieri, il mio udunine. Adesso mai ci fa e mi tormento dai, già che ci sei, dai. Tu sei come il vento che porta, ehi come il vento che porta, ehi come il vento che porta, ehi come il vento che porta, e le rose. Cara me, te voglio più. È la frase d'amore. Però si vi stasera da un'altra, io li posso ascoltare quando, e mi va, e mi va, e mi va, e mi va, e mi va. E mi va.